Allo, sono Pat. Sono alle Freak da Freak. Ho scoperto chi è Nicole. Ascoltami bene. Nicole...
Mi piacciono le persone puntuali. Tutti così in famiglia. Se vuole seguirmi, di là c'è il resto della banda. Questi sono gli uomini. L'ispettore Vichy della squadra narcotici. Salve ragazzi. Riposo. Sono un agente dell'FBI, ma per gli altri sono solamente Fred Bombardone, capo orchestra. Questo è quanto può offrire il convento. Uomini fidati. Li abbiamo scelti fra gli elementi del corpo bandistico della polizia. Penso che ce la faremo. È gente sospettosa quella che dovremmo avvicinare. Però credo che questo sistema funzioni. Contro il traffico degli stupefacenti, i sistemi normali non bastano. Dovrò tornare indietro nel tempo per ricordare il mio vecchio mestiere di musicista. Però aggiungerei due elementi. Una chitarra e un sax baritono. Bene, un chitarrista ce l'ho io sotto mano. È un fanatico. Si chiama Robinò, però è addetto al traffico. Lo sganciamo. Fai fare subito un fonogramma. Che ti pare, capo? Beh, mica male. Se trovassimo un sax baritono... Un sax baritono? Ci sarebbe, un mio collega, ma si dà un mucchio d'arie. Dai, sputa l'osso. Capo è un ignorante, gli piace la musica classica. Con noi non ci viene. A me serve. Ma come non viene? Glielo ordiniamo noi. Avanti, nome al reparto. Si chiama Borivage, è alla centrale, addetto alla timbratura dei passaporti. Jerry Mulligan. Strano. Eppure mi avevano detto così che non ti piaceva il jazz. Sbaglio, c'è sotto lo zampino di Robinò. Io vivo per il jazz. Speriamo che non lo venga a sapere. Sì. Il jazz. Spiritoso. Ciao, Fred. Ragazzi, domattina tutti puntuali e mi raccomando di mantenere il segreto. Acqua in bocca con tutti. Anche in famiglia, eh? Buonanotte, Fred. Notte. No, buonanotte. Abbiamo fatto tardi stasera. Attento a tua moglie, quella ti sistema. Che dici, capo? Mia moglie è una donna dolce, sensibile, comprensiva, sa ascoltarmi. E poi, quel che più conta, è eternamente innamorata. Ti odio! Ti odio! Senti, Genzianetta. No! Vorrei chiarire. No! Io... No! Perché... No! Genzianetta, ti ripeto, con la più grande calma del mondo... Non urlare, sai! Comodo il servizio, vero? Adesso va anche nei locali notturni. Va al cabaret. È diventato il viveur mondain, ça c'est la vie. Si tratta di una missione speciale, segreta. Io ricevo degli ordini. Ordini? Ci sarai offerto volontario. Ma che volontario? Non dire sciocchezze. Io l'ambiente del night non lo sopporto, tutto quel fumo. Punto te, quelle donnine bionde che si spogliano lentamente, pezzetto
tutto per pezzetto, un metro sotto al naso. Puoi venire come ad Abaren, in un'ora già senza fren. Ecco. Genzianetta, mi fai senso? E poi non fare tutte quelle mosse di fronte al bambino. Io quelle donne non le vedo proprio. E poi la gente che si spoglia in pubblico mi dà fastidio. Ti ricordi che effetto mi facevano nonno Amilcare quando attraversava il corridoio in mutande? Grazie, nonno Amilcare, ci credo. Tutto per colpa di questa maledetta chitarra. Ma è colpa mia se nella musica riesco, se ho un bel orecchio, se ho nel sangue il ritmo. Cia, 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 cia. Ai viene il cia, cia, cia. Cia, 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 cia. Guarda che il cia 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 una di queste sere te lo faccio vedere io. Napoleone, amore di papà, anche tu hai la musica nel sangue, vero? Salatissimo e poco allegro, andiamo da un'altra parte. Sì. Buonasera. Tienilo d'occhio, Biancaneve, eh? Non dubito. Vuole un fiore? Sono profumati, sa? Vero? Tutto tuo, signore. Grazie tante, signore. Che ventola! Però... con un whisky, un buon sigaro è quello che ci vuole. Ehi, ma siamo nel paese dei balocchi qua. Tutte bambole, no? Non è il resto. Non l'ho chiesto. Senti un po', bambino. Ehi, sorridi solo a chi ti regala i dollari. Ehi. Ho conosciuto una volta un tipo che strappava spalline. Beh? Ora non le strappa più. Che hai voglia di prenderle? Sì. Questo è un locale serio, non si attacca a briga. E chi l'attacca? Gli succedono cose brutte. Che paura, tremo tutto. Ah sì? Fermo! Basta, va via. Non è successo niente. Orchestra? Salve. Salve. Io sono Barbara. Mm. Questa è Monique. Ah, e io sono Fred. E qui comando io. Ah, se comandi tu è un bell'ubbidire. Hai l'aria dell'uomo dal dollaro facile. Ma mi pare che di facile tu abbia anche il pugno. Comunque c'è una cosa che ho facile sempre. Scommetto che è il whisky. L'hai detto, sorella. Tre. Tutto offerto. In questi casi si usa così. Dovere di ospitalità, no? Ah. E la padrona sono io. Anche della bambola? Sì. Boh. Allora, a quel che volete. Cheerio. Non ho mai capito se chi beve lo fa per dimenticare o per ricordare. Non c'è anche chi beve per bere? Può darsi, però io credo che un motivo ci sia sempre, in fondo. Ehi, padrona, ma qui c'è il deserto. Che cosa assurda è un locale vuoto. Quando c'è gente sembra un baraccone da fiera,
pieno di luci. Poi la gente se ne va e rimane il baraccone. Però finché il baraccone è aperto, un whisky si può sempre bere. Solo per bere. No, lo sai, ma in fondo a quel bicchiere cerchi un'illusione anche tu. Io? Ci vediamo al fondo d'un bicchiere. Illusione che non so dimenticare. Ogni notte ti devo ritrovare nel mio cielo popolato di bar. Ci vediamo al fondo d'un bicchiere, dolci labbra che non posso più baciare. Voglio perdermi e sognare fino a quando può brillare tristemente l'orizzonte d'ogni bar. Da principio non ti vedo, troppo whisky mi separa da te, ma poi bevo e a poco tu mi appari e sei tutta per me. Ci vediamo al fondo d'un bicchiere, fino a quando l'alba in cielo tornerà e nell'alba disperata sarà triste rincasare per attendere la notte e poterti ritrovare al fondo d'un bicchiere nel cielo dei bar. Però, se fosse questo il tuo mestiere, ti scritturerei. È il mio mestiere. Ma è fantastico! Barbara, fagli un contratto subito. Niente da fare. Per me Parigi è una vacanza. La mia orchestra sta terminando le incisioni a Londra. Mi raggiungerà fra 2 giorni e poi decolleremo per Broadway. E se la paga fosse buona? Beh, tutto è possibile, ma io non mi interesso di questi affari. C'è mia gente qui. Hai fatto il pieno o te ne serve ancora uno? No, io sono astemio. Mi basta un bicchiere per partire. L'ultimo. Buonanotte, bambole. Se vogliamo pescarti, come si fa? Occhio, eh? Io sono un pesce cane. E come si chiama il tuo agente? Si chiama Bernabé ed abita al Grand Hotel. Buona sapersi. Però ci lavorerei volentieri qui. C'è un'atmosfera così familiare. Trovi? Trovo. Ciao. Bye. Bye.
Stia tranquillo, eccellenza. Vedrà, tutto andrà bene. L'operazione droghe è in mani sicure. Mi congratulo, signor prefetto. Grazie, eccellenza. Del resto, se crede, se ne può rendere conto di persona. Perché no? Andiamo pure. Gli uomini sono in addestramento alla sezione narcotici. Bene, bene, vediamo. Prego. L'ispettore Vichy ha affidato l'azione a uomini sicuri, seri, compresi della gravità della loro missione. Uomini inquadrati, rotti a tutto, che si sono messi all'opera con grande impegno e serietà d'intenti. Prego. Grazie. Grazie maestro, va bene così. Ciao, Tersicore. La musica reverente si inchina. Non puoi aspettare di essere scritturato per prendermi in giro? Perché se fosse così perderei il posto? Beh, tutto sommato, credo di no. Scusami, devo sbrigarmi a fare una doccia e a cambiarmi per la serata. Incontrarsi e dirsi addio è un po' come la fine di un romanzo. Oppure l'inizio. Su da Barbara c'è l'impresario. E tutti e due hanno intenzione di concludere il tuo contratto. Lo so, sono qui per questo. Ciao. Ciao. Ehi, pupa! Come mai questa visita? Ho una terribile nostalgia dei tuoi trabucos. Ecco la sua marca preferita. Per fortuna me ne è rimasto ancora uno. Uno solo? Ebbene, pupa, è meglio che tu ne ordini un autocarro con rimorchio. Ho l'impressione che ne fumerò ancora molti qua dentro. Barbara ha deciso di scritturarmi. Come fumatore? No, come chef d'orchestra. Che bella cosa sei quando mi parli. Che bella cosa sei quando mi guardi. Arrendere mi fai, e forse non lo sai, che bella cosa sei, che dolce sogno sei, quando mi baci, morire mi farai, tanto mi piaci, ma guarda gli occhi miei. E forse capirai che bella cosa sei. Ti stringo forte a me e tu tremi, ti sento sospirare, t'abbandoni così senza parlare, chiedi un bacio ed io mi perdo in te. Che dolce sogno sei quando mi baci, morire mi farai, tanto mi piaci, ma guarda gli occhi miei e forse capirai. Che bella cosa sei. Ehi, ma tu sei Doris Day travestita da sigaraia. Magari. E invece sigarette, sigari. La via del tabacco, eh? È una via come tutte le altre. Ma questa è piena soltanto di cicche. L'importante è di saper svoltare al momento opportuno. Ho provato a svoltare da tutte le parti. Ma quando una è sola come me, senza aiuto e tante cose tristi alle spalle... Ma poi perché ti dico queste cose?
che dolce sogno sei. Quando mi baci, morire mi farai. Tanto mi piaci, ma guarda gli occhi miei e forse capirai che bella cosa sei. Ehi, Fred! Che c'è? Tutto ok, ho firmato il contratto. Sì, Bernabé, vecchio dromedario, non ti sarai mica fatto incastrare da quelle due bellezze, no? Ehi, lo chiami incastrare un contratto di 200 bigliettoni a sera? Tutto a posto. Ci vediamo domani in ufficio. Chiedo scusa, ma il lavoro mi chiama. Prego. Chiamerebbe anche me, ma faccio finta di non sentire. E se facessimo un brindisi propiziatorio? Vieni su. D'accordo. Ciao. Questa non è roba segnata in contratto. È riservata agli amici. Che bella cosa l'amicizia. Al più simpatico direttore d'orchestra. Dove abiti? Al Ritz. Ma adesso che lavoro qua, se trovassi un buco da queste parti... Ma c'è una camera sopra, no? Sì, è un'idea. Così potrò sorvegliarti meglio. Bene, abbiamo dunque un nuovo coinquilino. Calma, ragazze. Mica ho detto sì. Com'è il servizio qui? Oh, di prim'ordine. Crêpe Suzette alla flamme e fin de soirée à l'amour. Ah, l'amour è un'altra cosa che mi riesce abbastanza facile. Vogliamo parlare un momento anche d'affari? Quando cominci? Beh, penso domani sera. Una prova al pomeriggio con l'orchestra e poi decolliamo. Ai tuoi successi. Ai nostri successi. Padrona, c'è Michel. Michel? Notizie di Pierre e degli altri? Imbecille, bisogna trovarle a tutti i costi, sì. Ti ho detto che l'algerino può arrivare da un momento all'altro. Provami, Pierre. Affari. Arrangiati. Se non me li fai saltare fuori, io ti... Cretini. Sono circondata da cretini. Coi volti scuri, scuri, proiettiamo ombre lunghe sui muri. Noi duri, le donne, amiamo strane donne, con assurde fasciatissime gonne. Che donne, con l'abito rigato, la pistola nel gilet, ad ogni partita rischiamo la vita, chi vuole un po' di rogna su due piedi ce l'avrà. Ecco! Noi duri, che in fondo siamo dei puri, ne facciamo un po' di tutti i colori. Noi duri. Scivolando lungo vicoli scuri, torniamo da mamma, che a nanna ci metterà. Noi duri. Male quel freddo. Ah, se non mi piacesse non sarebbe qui. Ma ho altre cose per la testa. Aspetto Michel. Devo andare a sbrigare un lavoretto con lui. Qualcosa che non va? No, no, ma ti prego, vada tu alla baracca. Sì, sì. Ho ricevuto un cavolo dall'algerino. Dovrebbe essere qui stasera. Padrona. Finalmente. Allora, che c'è di nuovo? Abbiamo nelle mani un tipo che ne sa qualcosa. Ha cantato? Non ancora. Aspettavo te per lavorarlo. Allora non c'è tempo da perdere. Deve mollare l'osso prima che arrivi l'algerino. Io me ne vado. Tarderai molto? No, non credo. Comunque, se arriva l'algerino, fai tu gli onori di casa. Va bene, sta tranquilla. Andiamo, Michel.
Questo è proprio l'ultimo che mi vendi, sai? Perché te ne vai? Hai appena debuttato. No, non me ne vado per il momento. Piuttosto, senti un po'. Sei una ragazza coraggiosa, tu. Non so, credo di sì. Perché? Te la sentiresti di cantare due canzoni per sera? Ti prego, non prendermi in giro. Se lo credi uno scherzo di buon gusto. Io sul lavoro non scherzo mai. Ma allora è vero. Complimenti, Fred. Fai un genere che mi piace da morire. Comunque vedo che sei ancora in vita. Dico sul serio. Ma scusate, forse disturbo. Niente disturbo. Servito il cliente, la sigaraia se ne va. È una regola della casa. Mi dispiace. Non sapevo che fra voi due ci fosse del tenero. Io tratto tutte le donne con tenerezza. Allora, stringimi con tenerezza e fammi fare un ballo. Non vedo perché non dovrei. Sei il tipo di bambola che a quest'ora mi piace. Volendo potremmo vederci più tardi. Perché non sali su da me? Verrei. Ma non posso. Barbara è fuori. E questa sera arriva il grande capo. Che? Il padrone della padrona? Sì, quel furbacchione pieno di soldi. E come si chiama quel furbacchione? Nessuno conosce il suo nome. Ma tutti lo chiamano l'Algerino. È in arrivo il volo 46 proveniente da Algeria. Capo, io non sono tranquillo, con tutta la roba che abbiamo nelle valigie. E anche io. Ma anche bisogna giocare ad astuzia, stai a vedere. Caro capitano, come va? Ma guarda un po' chi si vede. Ma sai che sta benissimo. Faccia le corna. Sta bene. Perché mi conosce lei? Io no. Ma poi non sono capitano. Non è capitano. No. Non l'hanno fatto ancora capitano. No, ma guarda, e lei non ha reclamato niente. Ha reclamato. Guarda l'ingiustizia umana. No. Quest'uomo non è ancora capitano. Lei per me, se io fossi il vostro capo, sì. È vero, io la nominerei generale. Vabbè, grazie. E ci azzeccherei. Sì, grazie. Arrivederci. Ma che arrivederci. Sarà un momento. No, un momento che sarà. Lei, fatemi vedere le valigie. Fagli vedere le valigie. Si siede, ha visto, ecco le case, queste qui. No, aprite, devo vedere dentro. C'è tutto, sa? C'è tutto. Non manca niente. Sì. Abbiamo verificato prima di scendere. Sì, vabbè, ma devo vedere io. Questa è una curiosità, scusa. Questo è dovere. Questo è dovere. Dovevi tu. Ah, io qua sta. Non si è mosso? Ma chi? Si è mosso. Lui, cosa c'entra lui? Dici questo dovere. No, questo è dovere mio. Suo dovere. Dovere mio che no, devo guardare dentro. Non è dovere, è maleducazione. Scusi, mi permette, rasendo la maleducazione. Perché quando 42, col Fez, gli ha detto a lei che non c'è niente di straordinario, lei dovrebbe credere sulla parola. E allora la parola d'onore che cosa fa? Ma se le do la mia parola, ma faccia piacere. Questa è una curiosità, è una ficca da saggi, non abbia pazienza. E mi farà piacere. Ma scusi, ma chi vuole scherzare? Su, un documento. Un documento. Chi? Un documento. Lei? Cosa io? Cosa vuole? Un documento! Ah, un documento? Sì. Qualsiasi. Ma lo diceva prima. Vediamo di che si tratta. Andiamo. Un momento, state calmi. Dunque, spaghetti al pomodoro. Ma cosa c'entra? Questo è un menù questo. Per me questo è un documento. Ma che documento? Questo è un modo di vedere, ognuno la vede in un modo. Il passaporto? Oh, quale? Il suo. Il suo? No, il suo, il suo. Il mio. Il suo. Il mio di mio? Sì, il suo passaporto. Questo? Ecco, non lo vedere. L'ha visto? No, che l'ho visto? Devo leggere cose di che si tratta. Questa burocrazia. Burocrazia. È così proprio. Dunque, Abdullah Biromar. Biromara, quanta bella! Sì, che tesoro! Va bene, questa la conosco. Ah, e la conosci quest'altra? Oh, sole mia! Fagli sentire sole mia. Max. Oh, sole mia! Ma che basta! Ma cos'è? Un baglietà questo? Scusi, lei, ho visto che ci sta. Ma che ci sta? Fatemi leggere. Legga. Dunque, dell'ambasciata marocchina ha detto. Sì, nell'ambasciata marocchina ha detto. Io non l'ho detto niente, scusi. No, lei ha detto. No, lei ha detto. Io ho detto. L'hai detto tu? Ah, no, io stavo sì. Lui è stato zitto, la donna l'ha detto. Ma no, ha detto. A chi ha detto? Ha detto all'ambasciata.
Io? Sì. Ho detto all'ambasciata. No. Ma no, no. Lei c'è le regole, scusa. Ma lei? Ma non mi faccio la pietra. Ma lei ha detto all'ambasciata, è scritto qua. E chi l'ha scritto? E come te l'ha scritto? Chi si è permesso di scrivere sul mio passaporto che io ho detto? Ma come? Io non l'ho detto a nessuno, sa. Per sua regola del nord. Ma lei? Se lei ha una divisa, ma io ho un fatto addosso, ha capito? Che cosa ha detto all'ambasciata? Ah, lei non sa leggere, scusi, permetti che te lo dico. Ah, sì, io sono addetto all'ambasciata. Oh, e la vice ha detto. Allora, ho capito. La qualifica, oh, è la qualifica. Corriere? Posso parlare? Corriere. Giornale d'Italia, Mosca. Ho capito? Ho capito, oh. Segreto. Claro. Segreto diplomatico. Claro. Diplomatico. E allora, scusate, perché... Io devo aprire la valigia, perché ci è stato segnalato il passaggio di un gangster. Ah, sì? Sì. E del gangster lo vuoi trovare nella mia valigia? Ma insomma, basta! Ma che volete farmi uscire pazzo voi, eh? Vuole uscire pazzo? Okay. Si accomodi. Ma che si accomodi? Che voglio uscire? Ma no, voi mi fate andare fuori di cervello! Allora dovete dire, lei mi fate entrare pazzo? Ma che entrare pazzo? Insomma, volete aprire questa valigia, sì o no? Senti, Cercese, ma questo, io non volevo fare la spia, ma lei mi costringe e la faccio, ok? Noi dell'ambasciata, noi sappiamo tutto. Per filo e per segno, il gangster che loro cercano. Lo vede questo signore che sta qui? Dove sei? Guardami le spalle. Guardami sì, le spalle. Sì, io le guardo. Questo signore che sta qui col fatto grigio. Questo? Sì, lei adesso faccia finta di niente. Sì. Lui è il gangster, faccia finta di niente. Disinvoltura, anzi, per non dare nell'occhio, faccia anche il segnetto vicino alla valigia, così. L'ha fatto? Sì, sì. Facendo quest'altro. Questo. Noi adesso, piano piano, io e il mio cameriere, sì, ci allontaniamo. Io lo tengo d'occhio. Bravo, appena abbiamo svoltato l'angolo. Cosa fate? Noi. E io lo tengo sempre d'occhio. Capitano. Sì. Buon lavoro. Arrivederci, grazie. Arrivederci, lo tengo d'occhio. Sì, lo tengo d'occhio, grazie. Portate questo signore perquisitelo, diranno. Perquisitelo. Sì, basta. Silenzio, portatelo di là. Credeva di farmela, ma noi sappiamo tutto. Ben arrivato, capo. Accomodatevi. Barbara sarà qui tra poco. Grazie. Ali. Senti, padrone. Ali. Che c'è, padrone? Io sento una puzza. Sarai mica te? No, però, ma puzza di che cosa? Puzza di topi morti. No, sarà Barbara che avrà profumato l'appartamento. Ah, sì? Sì. Brutto profumo, però, eh? Date a me, padrone, ci penso io. Sì. Accendi la luce. Subito, accendi la luce. Vai presto. Non mi ricordo dove sta. Sono cattivo. Sì. Beh? Sì, gente. E questi chi sono? Beh, sono della nostra banda. Ah, già, è vero. Su, ragazzi. E cosa fanno qua? Ma come andrò io a scattare i piedi? Ehi, sveglia! Arpo di Villa Barba di Mome. Sì, l'hanno bevuto, padre. L'hanno bevuto, eh? Sì. Adesso vi faccio la... Ma dico... Ehi, ma questi sono morti. È decesso. Cos'è? Sono decessi. Ma che decessi? Questo è morto. Appunto, dicono. Sono morti i cadaveri. Già. E chi è che mi ha fatto questo scherzo? Ma non lo so, padre. Porca miseria, ma chi è che mi ha fatto questo scherzo? Che lo stridolo. Che succede? Salve, capo, ben arrivato. Che succede? Mi domandi che succede? Corpo di mille mo' metti messi insieme. Quante volte devo dire che i cadaveri in casa non li voglio trovare? A me il morticino in camera mi disturba, mi nausea. E poi lo vuoi sapere? Io sono allergico alle salme. Jacques, Pepe e Pierre erano gli uomini più in gamba della banda. Pronto, Nicole? Tutto bene. L'Algerino ha avuto il nostro biglietto da visita. Come? D'accordo, buonanotte, Nicole. Le bande sono certamente due. La prima che fa capo a Barbara è a questo Algerino. E l'altra? Sull'altra è Notte Fonda. La comanda un certo Nicole, ma non siamo riusciti a sapere altro. Bisogna insistere. Beh, come vanno questi ragazzi? Bene, bene. Su una cosa non sono molto disinvolti. Gli spogliarelli. Per forza, con quelle bionde che si spogliano a mezzo metro. E invece bisogna restare indifferenti. Gli autentici suonatori di nightclub sono abituati a spettacoli del genere. Il tenente Bombardone ha ragione. Basta un non nulla per tradirsi. Bisognerebbe abituarli, assuefarli a questo genere di spettacoli. Avrei un'idea. Mi permette, ispettore?
Centralino, la squadra del buon costume. Allora? Sì, ce ne sono 5 rastrellate mezz'ora fa. Tu che dici? Ma il regolamento non prevede. Qualche complicazione. Signor sì, subito. Ragazze, tutte nell'ufficio dell'ispettore Vichy. C'è un lavoretto di fiducia per voi. Ma che lavoretto di fiducia? Ma noi lavoriamo per conto nostro. Vi faccio causa per danni. Tu, andiamo, presto. Ma allora, presto, 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 presto. Eccellenza, le indagini sulla droga procedono alacremente. Gli uomini stanno lavorando con impegno veramente encomiabile. Lei stesso se ne potrà rendere conto. Prego, grazie. Hai visto una ganciapolle? Certo che ne ho viste, allora. Ma non ne ho viste mai con la faccia di mia moglie. Che? Quella è mia moglie, evidentemente venuta qui per metterci nei pasticci. E lo farà se non la fermi subito. Scatta, Robinò. Intercettala e spedisci la casa. Se quella parla con qualcuno, siamo imballati. Scatta! Scatta, 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 scatta. Cin cin, al successo. Emozionata? Sì, molto. Anch'io, però te l'avevo detto. Hai sentito che sbatacchiamento? Lo devo tutto a te. E poi, quando partirai? Nel Clipper c'è un posto anche per te. Ti prendo a rimorchio. Fred, pensa set. Pensa un po' che numero a prove. Eh? Una sigaretta? Oh, grazie. Oh, che elegante. Simpatico, eh? Mi vuol dire il suo nome, prego? Don Serafino Alvarez Mendoza de Garcia. E? Don Serafino Alvarez Mendoza y de Garcia. Don Serafino Alvarez Mendoza? Y de Garcia, eh. Grazie, molto gentile. Don Serafino Alvarez Mendoza de Garcia al telefono. Don Serafino Alvarez Mendoza de Garcia al telefono. Ma sono io. Lei è Don Serafino Alvarez Mendoza de Garcia? Ah, sì? Al telefono, prego. Che contrattempo. Non sapete mai star tranquilli. Perdonami, querida. Vado e torno in seguita. Vai pure, Serafino, che la tua piccola stellina d'oro da qui non si muove. Birbanta. Muy hermosa. Vuoi vedere che la stellina d'oro si muove? Seguimi. No. Seguimi, che ne parliamo dopo. Non mi toccare, sai. Ermosa, eh? Sì, proprio ermosa. Matta? Da questa parte, prego. Fred, siamo nei guai. Barbara non c'è e Ciclamino mi ha detto che alla porta c'è la squadra del buon costume per il controllo dei documenti. Ma io non sono in regola, io sono un'immigrata clandestina. Anch'io. Cosa si può fare? Ma c'è l'uscita sul vicolo, no? Già, bravo, così caschiamo dritte dritte in braccio a loro.
Cosa credi, che non la conoscano quell'uscita? Bene, ci penso io, venite con me. Io mi domando se sei impazzita. Con quello, tutte quelle mosse. Che madre snaturata mentre io mi sacrifico. Ma tu ti sacrifichi, eh? Ma tu te la godi, carino. Comoda, la chitarra. E intanto passa tutte le notti al tabarèn insieme a quelle, diciamo vero, insomma, signore. Io lavoro, io mi sacrifico, io cerco di dare un avvenire a nostro figlio. E io faccio altrettanto. Eh già. E già che? Ma che dici? Di che ti impicci, filo? E poi sai che ti dico? Che questa vita mi inebria e che me ne infischio di tutti i tuoi amici poliziotti. No. Ma sei impazzito? Chi urli, poliziotti? Non deve saperlo nessuno che sono un poliziotto. Ecco il mio coccolone adorato. Al telefono non c'era nessuno. Oh, che disdietta. Oh, senti il cia-cia-cia? Sento. Vamos a bailar. Vamos. Che brava, vero? Sì, non male. Fred. Capo, non ce l'ho fatta. Quella non vuole andarsene. Guardala. Sono in orchestra e fidati di me. Mi fido di te? Sì, sì. Ispettore Cremo, squadra Bocco. Ispettore. Cosa vuole lei, scusi? Le ripeto di seguirmi. Ma ci deve essere un equivoco, io sono una signora. Signor, un hidalgo spagnolo non permette. Stia zitto, altrimenti porto via anche lei. Oh, quando è così, un hidalgo spagnolo permette. Alla faccia dell'hidalgo, eh? Non mi metta le mani addosso, ma come si permette? Ma io non sa chi sono io, ma insomma è una cosa intollerabile, una situazione che va immediatamente chiarita, ma non si permette assolutamente in questa confidenza, non mi è mai capitato. So camminare anche da sola, sa? Ma mi metta giù. Da questa parte, Pupe, è più sicuro. Così non si va avanti. Questo traffico degli stupefacenti cala sempre. Quest'anno ho guadagnato 200 milioni di franchi meno dell'anno scorso. Dove andiamo a finire, non lo so. Ma non è mica colpa mia. Ci hanno fatto fuori quasi tutti gli uomini. Bisognerà rimpiazzarli. Senti un po'. Che ne diresti di quel Fred Bombardone? Bombardone? Possiamo fidarci di lui? Ci ha sbarazzato di tutti i cadaveri. Ci ha sbarazzati? Di tutti i cadaveri. Ah, già è vero. Che sbarazzino, quel Bombardone. Un momento. Ma quello non è lui? Oh già, sì. È lui. In compagnia di due uomini. Due bei giovanotti. Abdullah. Che gli hai detto? Gli ho detto di accostarsi piano piano, voglio vedere cosa fanno. Ah,
Contente, bellezze? E i trucchi del vecchio Fred funzionano sempre. Sei un tesoro. Meriteresti un bacio. E dammelo. Prenditelo. Accidenti. Andiamo bene, andiamo. Ma guarda un po' alle volte l'apparenza com'è in casa. A vederlo così sembra una personcina a modo. Un uomo, sì, insomma, un uomo. E invece, ragazzi, come di laga. È bilaterale. Come sarebbe a dire? E non lo vedi che bilateggia? A druatta, a gauche. Questo bombardone bisogna che mi lo sorvegli più da vicino. Da vicino, mo, fossi matto. Sì, bisogna che me lo sorvegli, ma da lontano? Niente. Salam. Caro bombardone, innanzitutto io vengo a congratularmi con te per l'affare dello sbarazzamento cadaverico. Bravo, bravo, sei stato grande, magnifico. Grazie, sistema bombardone. Si vede lo stile. Certamente tu sei un uomo in gamba. Un uomo, eh? Un uomo. Sei in gamba, ecco tu. Stammi a sentire. Bombardone mio, non meravigliarti se tu mi vedi qui a quest'ora. Lo scopo della mia visita c'è. C'è. Io vengo a proporti di fare un... come si dice? Un colpo. Un colpo, ecco, bravo, un colpo, sì. E se tu portavi a termine questo... colpo? Colpo, io sono certo che domani a me piglierà un tale colpo, un accidente che ti spacca a te e il bidiguraccio che sei. Hai capito di stare zitto quando parlo io? Scusalo, perdono, scusalo, ignorante. Dunque, sono sicuro che domani a me piglierà una tale voglia di stringere con te dei rapporti, come si dice? Intimi. Intimi, bravo bombardone, intimi, eh? E poi, no, 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 non ti illudere, bombardone. Io riparlavo di rapporti di affari. Lo credo bene. Beh, di che si tratta? Sediamoci. Ah, dunque, si tratta di una cassaforte. Bene, onestamente ho la cassaforte facile. Ma questa non è facile. No, perché si tratta della cassaforte della polizia. Te capì? Tu mi domanderai perché. Perché? Che c'entri tu? Me lo deve domandare lui perché, no? Scusa, domandami perché. Perché? Ecco, te l'ha detto. Perché domani sera, nella cassaforte della polizia, c'è la paga di tutti gli agenti di Parigi. Per Allah. Avrei potuto fare il colpo prima, ma io seppi a suo tempo che in questo mese avrebbero aumentato la paga agli agenti. Ed ecco perché mi sono deciso. Chiaro? Sì, l'affare mi interessa. Però prima voglio sapere come si divide il malloppo. Ah, giusto, giusto. Ah, quello che è giusto è giusto. Come dice quel vecchio detto del Siam: dare al Cesare le sorelle siamesi. Non mi pare che sia così, No, eh? Neanche a me. Ma oramai l'ho detto. Ok, capo, d'accordo. Quello che mi interessa soprattutto, però, sono gli uomini. Me ne ero dimenticato, lo sapevo, lo sapevo. Fai da te, arrangi come vuoi. Bene, prenderò i miei ragazzi, sono molto affiatato con loro. Ecco, bravo. Se permetti, bombardone, per carità, che a lobi fulmini non è per sfiducia, per carità. Ma così ti possono dare una mano, te ne manderò qualcuno dei miei, va bene? Vabbè. Potrei andarci io, padrone. Ti arresterebbero subito a te. Caro bombardone, io e te faremo delle grandi cose. Arriveremo chissà dove. Ne sono certo. Ali! Sono qua, padrone. Ali! Andiamo. Ali! Sono qua, sono qua. Ali! Sì, sì. Bombardone, che Allah ti protegga. Salam. Salam. Salam, Elek. Ali! 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 Allo? Commissario Vichy? Qui è Fred che parla. Registra bene il messaggio. Perché l'Algerino e il resto della banda abbiano completa fiducia in me, devo decollare per un altro grosso colpo. Sei più grosso di quello dei cadaveri. Domani notte verrò a scassinare la cassaforte della polizia. Thank you.
Ma che cosa fa questo Robinò? Eppure l'appuntamento era preciso. Capo, mi sembra che stia arrivando. Ah, era ora. Salve, capo. E ti porti anche il pupo? Credi di andare ai giardini pubblici, tu? Io quando ti sento parlare così me ne andrei. Che volevi, che lo lasciassi solo a casa? Mia moglie è ancora al fresco, lo sai. Metterla dentro è stato facile, tirarla fuori è difficile. E allora portiamo anche il pupo. Facciamo la rapina col pupo. E beh, che c'è di male? Una rapina col pupo, eh? Ah, e speriamo che ci vada bene. Andiamo, ragazzi. Accendi la luce. Accendi la luce. Ehi, Ciclamino, tienimi un momento alla creatura. Vado. Apri. Silenziatore. 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 Silenzio. Silenzio. Attenzione, attenzione a tutte le auto della polizia. Mantenersi rigorosamente lontani dalla centrale. Le macchine che dovevano rientrare ritardino di almeno un'ora. Ripeto, ritardino di almeno un'ora. Pronto? Pronto? Non ho capito niente, si vede che la radio è guasta. Torniamo alla centrale. Ma lo sai che non fumo? Cotta bene? Mezza fiamma? Pronto, capo. Ok, ragazzi. È fatta. Robinò! Vengo, capo. Ciclamino, pensaci tu. Ho fame. Che buona pappa! Sana? Purtroppo. Candela. 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 Scotta, scotta. Silenzio. 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 Apri. Oh, oh, la cassaforte è nostra. La cassaforte! Tutta mamma, tutta mamma. Colpo, ragazzi. Mani in alto! La luce, Fred!
ai vostri posti! Subito! Agri! Giovanotto, cosa sono queste storie? Sei con lo zio Fred, lo sai? No? Non ti fidi? Vacci piano, pupo, con gli strilli, fa la nanna. Voglia mamma, voglia mamma. Questa sera dormi senza mamma, fa la nanna, fa la nanna. Fumando grossi sigari, gli angioletti fan le nuvole su nel cielo. Felici tutti cantano, pur se il jazz non lo capiscono e non sanno cos'è whisky né il suono dei jukebox. Dammi retta, baby, per piacere, fa la nanna. La papa, la papa. Sui tuoi dolci sogni di bambino veglierò. Papà, voglio papà. I tuoi angeli custodi non hanno la divisa. Papà, papà. Non piangere più. Ti piacciono le bambole, ma non quelle che ti chiedono dei bisogni, dei milioni. Ti guardano e sorridono, per un bacio non si perdono, e se tu le metti a nanna, sussurrano mamma, dammi retta, baby, per piacere, fa la nanna. Sui tuoi dolci sogni di bambino veglierò. I tuoi angeli custodi non hanno la divisa blu. Dormi, non piangere più. Attenzione, prego. Un colpo senza precedenti è stato portato a termine negli uffici della centrale di polizia. I banditi hanno asportato dalla cassaforte la sensazionale cifra di 37 milioni. Realizzato lo stile? Bravo, bravo bombardone. È inutile. L'ho sempre detto io. Quando questi americani ci si mettono, ci sanno fare. Avevo ragione o no? E come? Lo volevo dire anch'io, ecco, che è giusto e giusto. Stai zitto, ignorante. Capito? Non ci parlo. Porca miseria. Per colpa tua mi hai fatto bruciare la mano. Inalfabeta. Allah. Che uomo fantastico. Chi? Il nostro bombardone. Ah sì, è un uomo fantastico. Ti graffio, bombardone, sai. Beh, lasciamo perdere. Devo parlarti d'affare, manda via sta donna. Tanto questa è una donna. E io chi sono? Sorvoliamo, vai. Cos'è qua? Dunque, stai a sentire. Tu partirai subito per casa... Casa mia. Che casa mia, casa mia? Partirai subito per casa cosa? Casa Micciola. Casa Micciola, sì, lo mandiamo a fare i fanghi, va bene? Che vuoi star zitto? Dunque, partirai subito per Casablanca. A fare che? Come a fare che? L'eroina, no?
Chi, Giovanna d'Arco? Sì, Anna Magnani. L'eroina, la droga. Ah, la droga, sì. Oh, sì. Siamo, no, droghieri? Ah, conosco il genere. Porca miseria. Debutterai con la tua orchestra in un altro dei miei nati che club. Quale? Il Night in Bumba. Il Night in Bumba. E vuoi smettere di fare la capra? Ma scusi, non capisci l'arab. Ma perché non lo capisci tu l'arab? Oh! Al dattero d'oro. Al dattero d'oro. Senti un po'. Durante la tua permanenza a Casablanca, sarei avvicinato da un mio adepto che ti consegnerà la merce e tu la riporterai qua, chiaro? È tutto o devo anche fare il doppio salto mortale? Se non stai attento, il salto mortale te lo farà fare l'Interpol. Ah, oh, quelli li conosco. Piuttosto il tipo chi è? Ali, la foto. Sì. Ecco. Svelto? Ecco. Ciappa. Ma questa è la Marilyn. La Monroe. La Monroe? Ma come, c'è la Monroe in tasca? Dove? Mi son confuso. Non ti confondere. Ecco. Subito. Sì, ecco. Lo conosci? Ti piace? Sì, questo è Johnny Cotina. Ho avuto dei rapporti con lui. Ah sì? Pure con lui. A Bombardò. Oh. Questo è Johnny Cotina, uno dei peggio di Chicago. L'ho già incastrato due volte, ma se vede la mia faccia salta in aria la baracca. Permetti? Un bel tipo, fine, distinto. Pare piuttosto bassino e magrolino. Ma che, altino e robustone. Ah, altino e robustone. Strano come inganna la fotografia. Io, per esempio, in fotografia risulto piuttosto alto. Oh, invece sei basso. Già. Allora andate a Casablanca. Come andate? Andiamo a Casablanca, no? Vuoi dire che verrò anch'io? Ma è logico, sei la mia cantante. Io vorrei essere qualcosa di più per te, Fred. Davvero? Mm-hmm. Allora dirò che trasferiamo il nostro amore a Casablanca. Eh? Ti quadra? Ah, Fred. Vai. Avrei un'idea. Hai mai recitato tu? Sì, da ragazzo, in parrocchia. Come andava? Non male, non male. Il parroco mi diceva sempre: diventerai un artista. Ah. A Casablanca dovresti recitarmi una parte. Che parte? Attore giovane, romantico. Ah. Disinvolto. Spavaldo. Seduttore. Vizioso. Cattivo. Ironico. Ah, non c'è male. Ti va? Sì, 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 sì. Vedrai. A qualcuno piace Frezzè, ma perché? Non si sa. Piace, piace da morire. Se a qualcuno piace Fredbè, dite un po' che si fa. Sono le bambole che mi vogliono. Se a qualcuno piace Fredbè, sono qua. Niente rose, tutte spine. Leggo i gialli dalla fine. Bevo whisky, pure al cine. Se mi cercano, sono svettole. A qualcuno piace Frezzè? Cosa c'è? Non mi va? Sono scorbutico, ma simpatico. Se a qualcuno piace Frezzè, sono qua. L'ho visto. Tu vai e fuma. Ma mi dà fastidio. Fuma! Per le curve mi compiaccio. Sempre in quarta io me le faccio. Bevo tutto senza ghiaccio e le bambole mi capiscono. A qualcuno piace Frezzè? Cosa c'è? Non vi va? Sono scorbutico, ma simpatico. A qualcuno piace Frezzè? A qualcuno piace Frezzè? Se a qualcuno piace Fredbè, sono qua, sono qua. Che bella cosa sei.
mi parli, che bella cosa sei. Quando mi guardi, arrendere mi fai. E forse non lo sai, che bella cosa sei. Allora, Robino, siamo intesi. Capisci bene. Tu sei me, Fred Bombardone di Chicago, Illinois. Illinois, sei d'accordo, capo? Non c'è tempo da perdere, ma sta attento che è un tipo molto duro. Si chiama Joe Nicotina, detto anche Tenaglia. Tenaglia? E come mai? Quando stringe la mano a qualcuno gliela stritola. Capirai che bella cosa sei. Mi stringi forte a te. Mi raccomando, non fare gaffe. La sua amica si chiama Millie la gatta. Intesi, la gatta. Ho capito, la gatta. Oh, parla di lei, fa molto ambiente. Siamo d'accordo? Che hai nell'occhio? Niente, cerca di capirmi. Chi sarà? Come chi sarà? È lui, cretino. Lui? Sì. Quello della Manona. Quello della Manona. Ad ogni modo, io sono qui, nello sgabuzzino della donna. D'accordo. D'accordo. Ma guarda gli occhi miei. Te lo noto. Occhio, eh? Che bella cosa sei. Avanti. Siedi. Chi sei? John Nicotina. Referenze? 10 anni a Sing Sing. C'è l'aria buona laggiù. Ah, ti piace villeggiare? E tu? Sei Fred Bombardone? L'hai detto, fratello. Dammi la mano, Fred. Devi aggiornarti, Joe. La stretta di mani in Europa è abolita. Ma in America no. Io tutti i contratti li firmo con una stretta di mano. Beh, allora la cosa cambia aspetto. Forse capirai. E come va la tua ragazza, Millie la lepre? Millie chi? Che stupido, la lepre, Millie la cicogna. Millie che cosa? Millie... Allora, Millie... Che cosa? La gatta, Millie la gatta. Bene, grazie. Torniamo agli affari. Beh, l'algerino mi ha portato il malloppo e io ti consegno la merce. Siamo gente per bene, noi. Mai dubitato. Ehi, facciamo presto, ragazzi, con queste telecamere. Mettiamoci a posto. Perché qui tra mezz'ora non si circolerà più, eh? Prevedi molta gente? Figurati, questo bombardone è addirittura il successo del giorno. E poi questa sera fa la sua rentrée da Casablanca. Bei tempi. Avanti. Ciao Fred, lo sai che stasera saremo teletrasmessi? Sì, così tutti ti vedranno, tu diventerai una diva e io ti perderò. No, mai. C'è una cosa che non capisco. Cosa? Perché ti sei legato al carro dell'algerino di Barbara? Uno come te non ha bisogno di certe amicizie. Amici? E poi perché? Perché ho paura per te, Fred. Questa è una vita che scotta. Hai visto la fine di Perry e degli altri? È quell'americano, Johnny. Pat si chiamava. Ah, sì? Credevo Johnny. Gli americani li chiamo tutti così io. Meno te. Ehi, Fred.
Di là dalla padrona c'è quello della televisione che ti vuol parlare. Digli così che vengo subito. Ora vai, piccola. Tra poco scendo giù. Tutta Parigi questa sera vedrà il suo locale. Speriamo che il tutto si trasformi in franchi. Ah, certo. Ehi, Fred, c'è il regista della televisione che è venuto per gli ultimi accordi. Salve. Bene, a che ora incomincia questa baracca? Quando lei è pronto con la sua orchestra. Anzi, tra mezz'ora esattamente. Ah. Se permette vado a dare gli ultimi ordini. Arrivederci. Arrivederci. Caro Bombardone. Oh. Giovanna d'Arco? È sopra, in camera mia. No, sì, tutto bene. Tutto bene. Ok. Ok. Seguimi. Ali. Allora. Eppure l'ho messa qui un minuto fa. Sentite, se avete voglia di scherzare, vi avverto che questo non è il mio sistema, chiaro? Giovanotto, veniamo al sodo. Io ti ho fatto droghiere, ma se tu credi di fare il furbo con me, sbagli, perché qui se c'è un furbo, sono io, je suis, n'est-ce pas? Sono le 11:30. Se entro mezzanotte non mi porti la merce, faccio saltare in aria il droghiere con tutta la drogheria. Dico bene? Dici bene. Ho detto bene. Mezz'ora di tempo, eh? Ok. Ok! Ho detto ok! A me. Lascialo passare. Qua, ragazzi, statemi bene a sentire. La vedete questa faccia? Sì, che ha di strano? Beh, una faccia da cretino, mi hanno fregato la merce sotto il naso. E chi è stato? Il mago Baku. L'algerino è fuori di sé, la vuole assolutamente entro mezz'ora. Va bene, allora cosa decidiamo? Non lo so ancora. Ad ogni modo facciamo così. Cominciamo a suonare insieme, poi voi continuate con Giuseppe e io mi darò da fare. Sono quasi certo che la merce non è ancora uscita dal locale. Dobbiamo armarci? Penso di sì. Ho l'impressione che stasera farà caldo. Sentito, ragazzi? Armarsi. Ti va bene? Sì, è la mia misura. Carichi? Carichi. Che succede? Niente, sto preparando uno dei miei soliti numeri giallo musicali. Fred, cosa c'è che non va? C'è qualcuno che vuol fare il furbo. Comunque sarà meglio che tu stia attento, non voglio che ti succeda qualcosa, intesi? Non preoccuparti per me, io non ho paura. Io sì. Non c'è coraggio senza paura, si tratta di vincerla. Come a Guadalcanal quando facevi il marino? Già, come Guadalcanal. Beh, svelti ragazzi, siamo pronti, si va in onda. Vogliamo andare, signor Fred? Andiamo. Prego. Andiamo ragazzi, su, su, svelti, andiamo. Vada. Vedo certe facce in giro. Potrebbero essere quelli di Nicole. Bisogna impacchettare Fred e gli altri prima che se la squaglino. Ciclemino, andiamo. Porta questo al maestro, per favore. Gli serve per la canzone della sigaretta. Grazie. Signore e signori, i nostri programmi proseguono con l'annunciato collegamento con le Freak da Freak per presentarvi Fred Bombardone e la sua orchestra. Ecco a voi
voi Fred Bombardone. Noi duri, coi volti scuri, scuri, proiettiamo ombre lunghe sui muri. Noi duri, le donne, amiamo strane donne, con assurde fasciatissime gonne. Che donne, un abito legato alla pistola nel gilet, ad ogni partita rischiamo la vita, chi vuole un po' di rogna su due piedi ce l'avrà. Ecco, noi duri, che in fondo siamo dei puri, ne facciamo un po' di tutti i colori, noi duri. Noi duri non stiamo sempre fuori, scivolando lungo vicoli scuri. È una canzone della serie criminale. Questo Bombardone ha creato proprio un genere nuovo. Ci metterà. Parigi, che spettacoli sono giallo! E il neorealismo. Ma questi fanno sul serio! Ciclamino. Ehi, Ciclamino, che fai, lo spiritoso? Ah, siamo fra amici. Giù il mitra. Alza le zampe. Disarmalo. La solita coltellata alla schiena, eh? Faresti molto meglio a tacere. Sotto, ragazzi, è vostro. Impacchettiamolo e portiamolo dall'Algerino. Ti calmerai, Fred. Le serpi velenose che tradiscono vanno schiacciate. Non è vero, Monique? Alza le manine anche tu. Bellezza! Ma non capisco. Non sono forse queste le sigarette che tu preferisci? E che sei solita mandare in omaggio ai tuoi amici, come lui? Gradisci una sigaretta? Bravi! Ci siamo tutti, eh? Tutti. Ci sei anche tu, brava. Brava figliuola. Qui, caro Bombardone, e allora? Ci siamo decisi, sì o no, a tirare fuori questa benedetta merce? Te l'ho detto, non ce l'ho! Ehi, Algerino, gli dovete credere. Mi rendo garante io per lui. Ah, sì? Bravo figliuolo, bravo. E chi sei tu, se è lecito? Sono il suo braccio destro. Silenzio! Con la bocca! Con la bocca. Silenzio! E allora, mon cher, stando così le cose, mio malgrado, mi vedo costretto ad adire alle vie letali. La morte mi ha fatto il solletico almeno 100 volte quando ero nei Marens. Nei Marens.
ti offro un barattolo. E tu credi che io mi lasci convincere per un barattolo, magari di marmellata di prugne o di pomodoro liquido? Ho detto un baratto, uno scambio. Dammi ancora un'ora di tempo e ti riporterò la merce. Non ti fidare. Ma non mi fido. Perché? Cos'hai da temere? Ti lascio i miei ragazzi in ostaggio. Se entro un'ora non ritornerò, te li farai fuori come vorrai. Perfetto, io vengo con te. Silenzio con la bocca! Ho ordinato di anzi! Lasciami pensare. Sì, accetto. Accetto. Scioglietegli le mani. Tutte e due, padrone. E che, una sola? Tutte e due. Senti, Angelo d'Oro, sono le 3:25. Se fra un'ora tu non ritorni, i tuoi amici moriranno tutti! Ok, d'accordo. Dammi un'automobile e una pistola. Dategli quello che vuole e fatelo andare. Capito voi? In gamba, ragazzi. Tornerò presto. Mi raccomando, puntuale, eh? Beh, non stiamo mica tra i selvaggi, siamo persone per bene, no? 2 minuti più, 2 minuti meno, non è la morte di nessuno. Andiamo via. 2 minuti di ritardo e la morte è vostra. Come a Guadalcanal quando ero nei mari. Come a Guadalcanal quando ero nei mari. Per ammazzare il tempo, nell'attesa di ammazzare voi, vi voglio spiegare il funzionamento di questa macchina mortale di mia intenzione, se permettono. Come vedono, signori, qui abbiamo un rubinetto. Ali, mostra il rubinetto ai signori. Ecco qua. Che cosa fa questo rubinetto? Emette dell'acqua. Quest'acqua va a riempire questo vaso di vetro, questo vaso appeso al vetro, si cala. Cala e fa alzare questa candela. Dunque, a che cosa serve questa candela? A dare la luce quando manca la corrente. Quando manca la corrente di tua zia. No. Quando manca la corrente di tua zia, quando c'è un occhio. Scusi, no? Serve a bruciare questa cordicella, la quale spezzandosi fa cadere un peso. Di 2 chili. Ali, padrone, mostra il peso di 2 chili ai signori. Subito, padrone. 2 chili. Ecco qua. 2 chili. Questo peso di 2 chili cadendo, dove va a cadere? No! Oh, disgrazia! No, padrone! Imbecille! Ma scalzone! Che ho fatto? Abdolak! Abdi! Abidur! Non è facile! Abdolusen! Ali! Ali! Questo peso di 2 chili va a cadere su questa pedana. Questa pedana, ricevendo l'urto del peso, fa scattare un cane. Che cosa fa un cane quando scatta? Abbaia. Io ti metto in fila con gli altri, sai? Non la finisci. Lu, cosa fa? Non abbaia, fa qualche cosa di peggio. Tirando la cordicella fa scattare un colpo che esce qui dal pistolotto, il quale, facendo questa traiettoria, va a colpire il centro di questo bersaglio. Cosa c'è scritto su questo barilotto? Esplosivo. Dunque, voi capite, lasci immaginare a voi le conseguenze di questa esplosione. È chiaro? Avete capito tutti? Mi perdoni, Algerino, non ho afferrato bene il meccanismo della cosa. Le dispiacerebbe ripetere tutto? Giorno, ma che perdiamo tempo? Ma che stiamo a scherzare qui? Ma che stiamo a fare lezioni? Ma qui si deve morire, al momento, voi qui dovete andare a... Mi rimandi a ottobre? Ma che rimandi a ottobre, novembre? Non voglio ottobre! Silenzio, Bertinci! Altrimenti vi caccio fuori tutti quanti, già! Aspettavo, Nicole. E tieni ferme le mani perché di rivoltelle basta la mia. Voglio vederti in faccia, Nicole. Vieni avanti. Siedi su quella sedia. L'ho preparata per te. Perché tu sei Nicole. Fred, ma io sono Josette. Ah. Anche Pat, secondo te, si chiamava Gianni. Siedi. Se sei venuta per prendere quella roba che mi hai portato via e nascosto nel pianoforte, hai fatto tardi. Sono arrivato prima io. Mm.
Che bella cosa sei. C'era una volta una bella ragazza, bella come un angelo. Faceva la sigaraia in un locale notturno. Lottava sola contro il destino. Si chiamava José. Poi arrivò un duro. Dal cuore di pasta frolla. E si cascò subito come un cretino. Lei e tutti lo credevano un pazzo suonatore di jazz. E invece era un agente dell'FBI. Come il mio amico Pat, che si chiamava Johnny. E solo tu potevi saperlo. L'hai fatto fuori, eh? L'hai falciato alla schiena perché aveva scoperto che tu eri Nicole. Aveva fiutato giusto lui. Io ho scelto una pista sbagliata. Ma una fotografia t'ha tradito. Sì, ho fatto il Marisa a Guadalcanal, ma non te l'ho mai detto io! La fotografia era con la roba che ti stava a cuore nel cassetto che tu hai scasinato! Ecco perché hai voluto venire a Casablanca con me. No. No. L'ho fatto perché ti amo. Fermati. Tu non puoi più parlare d'amore. I tipi come te è meglio toglierli di mezzo. Perché? Non ti piaccio più. Stringimi fra le tue braccia come prima. Baciami. Sono tua. Sono tua. Questa è Nicole. E qui c'è la merce. Bravo, Fred. La tengo io. Sbrighiamoci, altrimenti. Su, andiamo. Per cortesia, chi di voi ha un fiammifero, ragazzi? Io no. Nessuno. Io ce l'ho io. Meno male. Dove sta? Qua? Sì. Non ci sono. Guarda bene. Allora forse sta... No. Parlo, ma questo non c'è. Credevo di averli. Ah, sì? L'hai fatto per prendermi in giro? E sono un tipo da essere preso in giro io? Io cerco di guadagnare tempo. Siamo delle creature umane. Non fare così, mi fa male. Il cuore mi si stringe. Io quando vedo uno che soffre, non lo so. Darei la vita. Su, ma è possibile che hai paura della morte alla tua età? Ma che uomo sei? Sciocco! Oh, l'avete accesa questa candela? L'ho accesa io. E il rubinetto che avete? Lo apro subito. La pallotta è in canna? E quella l'ho caricata prima. Dunque, ragazzi, io vi saluto, vi auguro una buona morte, è vero, esalate con calma, tanto a morire c'è sempre tempo. Salam. Ragazzi, un'idea. Se spegniamo la candela siamo salvi. Al tre, soffiamo tutti insieme. Una, due, tre! Resistente, eh? Più forte allora. Uno, due, tre! Ce l'ho fatta, Robino, eh? Potevi prendertela più comoda, che fretta c'era? Grazie, Fred. Grazie a te che hai rischiato la vita per salvarmi la pelle. Io ti sciolgo, ma ho tanta voglia di legarti.